Ciao a tutti, ho pensato di raccogliere tutte le vostre domande e farne dei video per rispondervi meglio, in modo da poter utilizzare anche le immagini. Questi video rimarranno, quindi sarà una specie di archivio dove potrete andare ad attingere quando avete bisogno di risolvere alcuni problemi. Io spero di essere chiara, quindi se volete continuare a seguirmi sul mio blog www.fashionfrozen.com oppure potrete anche seguirmi su Facebook. Io aspetto le vostre domande e man mano ci rivedremo nei video. Qui andiamo a profilare una scollatura a V. La profiliamo con dello sbieco in raso. Preso lo sbieco in raso e, come vedi, l'ho stirato nella parte centrale, così piegato in due, in modo che quando lo inserirò nella scollatura dovrò inserirlo in modo che pizzichi perfettamente il mio tessuto e cucirò così da questo lato e nello stesso tempo verrà cucito anche dietro. Il problema rimane la V. Per fare in modo che esca una V perfetta, come faccio? Io ho stirato, come vedi, la parte finale del mio sbieco, ma l'ho stirato aprendo anche le due alette che normalmente chiudono lo sbieco. Una volta stirate le mie alette, ho piegato uno dei due sbiechi in questo modo per fare un angolo. E l'ho stirato per avere la piega nel punto giusto come riferimento. La stessa cosa ho fatto per l'altro sbieco che devo unire. Naturalmente prima ho guardato come avrei dovuto unirli, come avrei dovuto piegare il triangolino. Piegando così avrai una diagonale, piegandolo al contrario avrai l'altra diagonale. Perché ti dico questo? Perché noi cuciremo in questo modo, cioè dovremo fare una diagonale e arrivare dal centro sino al fondo, al vertice, e dal centro sino all'altro vertice. Una volta eseguite queste due cuciture, questa cucitura e questa cucitura, tagliamo il triangolino interno lasciando solo un piccolo bordo. E andando a stirare, quindi andiamo a stirare la nostra
cucitura in questo modo, in modo che rimanga bella tesa, e ripristiniamo questi bordi, che queste alette che abbiamo aperto. Una volta stirata per bene anche la cucitura centrale, e che non è facilissimo, ripiega, come vedi, il bordino ai lati, cercando di stirarlo il meglio possibile. E a questo punto avrai la tua punta finita. Questa punta andrà messa in questo modo, per rifinire la tua camicetta, il tuo abito. Ti consiglio di imbastirle, perché non vorrei che durante la cucitura si spostasse. È sempre meglio imbastire. Ora, dopo aver imbastito, come puoi vedere qui, il mio sbieco, tolto gli spilli e imbastito, con un'imbastitura neanche troppo larga, abbastanza piccola, devi mettere a posto questo bordo alla fine. Dunque, se tu hai intenzione di mettere un gancetto, ti consiglio di infilarlo all'interno e di cucire prima il gancetto. Se non hai intenzione di fare gancetti, naturalmente questo dovrà rifinire come in questo modo, cioè mettendo all'interno. Allora, io dovrò tagliare lasciando un briciolino di margine e ripiegare il tessuto in questo modo. Naturalmente cercherai di fare in modo che venga un angolo preciso. Io spesso, allora, si potrebbe girare al contrario e prima di iniziare la cucitura del bordo qua, cucirlo in macchina da cucire. Spesso e volentieri cucio direttamente il pezzettino, così tutto intorno il mio bordino, e poi questo lo passo a mano con un piccolo sottopunto in modo che risulti invisibile. Io faccio così per comodità, preferisco. Avrei potuto attaccare questo sbieco, non far caso, la parte finale dello sbieco si è un po' sporcata, io la utilizzo solo per farti vedere, e avrei potuto metterlo in questo modo all'interno, in modo che lo sbieco, girando all'interno, avrei potuto sottopuntarlo e non si sarebbe visto nulla dalla parte opposta, cioè sarebbe rimasto pulito. Cioè, mi spiego ancora meglio, visto le alette del mio sbieco, io apro un'aletta
e vado a cucire sopra questa aletta, giusto giusto nel punto di piegatura, in modo che poi stirandolo posso girarlo in questo modo e vado all'interno a fare un sottopunto, quindi il mio bordo risulterà pulito, pulitissimo. Quindi la stessa cosa si potrà fare sia nel girocollo, nella scollatura V e nelle maniche. Quindi io nelle maniche potrei mettere il bordino in questo modo, il mio spieco, e rigirarlo all'interno in modo che risulti un lavoro pulito. Un altro modo poteva essere quello sempre di inserire, per avere i profili fatti in questo modo, però non voglio vedere la cucitura, allora cosa faccio? Se non voglio vedere la cucitura, imbastisco il mio sbieco in modo da lasciare un bordo più ampio, e cioè la metà, misurando vedrai la metà dello sbieco che ho preso, in modo che prima cucio questa parte. Una volta cucita questa parte, io lo giro in questo modo, lasciando più margine, calcolando il margine giusto, e per calcolarlo giusto basterà che tu lo stiri. Quindi stirando il bordo in questa maniera puoi cucire sul bordo dell'aletta, qui nella piegatura dell'aletta. Una volta cucito si rigira e tu avrai la cucitura che non si vede e andrai a ripiegare per fare la sorta di profilo in questo modo, ma non ricucirai con la macchina da cucire, bensì farai un sottopunto. Facendo il sottopunto ti rimarrà il bordino in questo modo, vedrai il profilo, diciamo, di questo sbieco, però non si vedranno le cuciture.
collo che abbiamo appena praticamente finito, che vi ho fatto vedere, subirà una trasformazione, perché questo è una parte di un abitino che andrà ad una bimba di 4 anni che porterà le fedi ad un matrimonio, quindi dovrà essere più ricercato. Io non amo cucire particolarmente i profili in quella maniera, io preferisco praticamente come al solito stirare il mio sbieco, come hai visto qui, prendere la misura del tessuto in questo modo, mi punto la distanza e metto il bordo in questo modo, apro l'aletta, metto sotto la macchina da cucire. Naturalmente questo è un pezzetto, te lo faccio vedere, solo un pezzettino. Tu prenderai la misura per tutta la lunghezza dove andrai ad attaccare il tuo sbieco, quindi porterai questa misura lungo tutta la lunghezza. Dopo averla portata, segnata col gesso, con gli spilli, imbastirai il tuo sbieco per non metterlo storto, per farlo giusto, e partirai a cucire sulla piegatura qui che vedi dello sbieco, in questo modo. Questa è una piccola dimostrazione che ti do, non ti farò vedere tutto il lavoro. Una volta cucito tutto il bordo che devi fare, taglia con le forbici e stira e ripiega in questo modo il tuo bordo. Ora, una volta ripiegato il bordo, imbastire e sottopunterai. Abbiamo bisogno di vedere come fare la scollatura a V normalmente, non con quella modalità che abbiamo visto prima, quindi, ma con lo sbieco che entra all'interno. Quindi metteremo, innanzitutto ci prepareremo prima la punta, diciamo, prima la scollatura a V, ci prepareremo il nostro angolo, sempre nello stesso modo, cioè piegando, come vedi, la parte dello spiego in modo da fare la diagonale. In questo modo, prima uno e poi l'altro, verificando vicino alla scollatura che noi andiamo a fare l'angolo giusto. Non è tanto il coso, ma devi praticamente girare uno in questo senso e l'altro in questo, per riuscire a piegarle nel modo giusto. E preparato e imbastito la diagonale, vai a cucire. Vedi che io ho stirato, come ho fatto con l'altro, le due alette, in modo da
avere una bella diagonale dove cucire. Fatta la diagonale, puoi andare a stirare e tagliare quello in eccesso, lasciando solo un piccolo bordo. Una volta stirato, io non lo stiro, ti spiego brevemente. Praticamente tu hai fatto la tua cucitura. Adesso hai il tuo angolo che è pronto. Quindi io vado a puntare e ad imbastire questo sbieco che mi serve proprio in questo modo, cioè mettendo pari la punta partendo dal vertice in questo modo, mettendo dritto con dritto, vedi, questo è dritto, e cominciando a cucire in modo da lasciare la cucitura del vertice aperta. Dobbiamo cucire sull'aletta, cioè sulla linea di piegatura dell'aletta, in questo modo, fino alla fine. Allora, dopodiché cucirò anche dall'altra parte. Questo solo per farti vedere velocemente l'altro modo per mettere lo sbieco. Allora, naturalmente cucirai anche dall'altra parte. Questo, una volta cucito, verrà girato in modo da non essere visibile nella parte dritta. Questo l'abbiamo visto sul lineare, ma gli diamo un'occhiata dove c'è l'angolo, che è la parte un po' più difficoltosa. Non fare caso, perché sto utilizzando un pezzo di tessuto di scarto con un pezzo di tessuto, cioè di sbieco di scarto pure lui. Allora, qui naturalmente verrà ripristinato poi la sua aletta e verrà sottopuntata, una volta cucita anche qui, capisci che verrà una cosa fatta bene, non si vedranno questi fili così, e verrà imbastita e sottopuntata. Ecco, più o meno, appena per farti capire come sarà una volta cucito, questo sarà il risultato. Questa sarà la parte dietro e questa sarà la parte davanti pulita. Adesso questo è solo con gli spilli. Ti ho fatto vedere praticamente due modi per fare il vertice della, quando ci sono le scollature a V. Ce ne sarebbe un terzo, che poi magari lo metto un attimo sul blog e te lo vai a vedere, oppure prossimamente posso fare un video con quest'altro metodo, o magari un video intero dove faccio vedere proprio tutti i vari passaggi, ma penso di averlo spiegato in modo che tu sia riuscita a capire.